Cari amiche e cari amici di YouTube, voglio parlarvi del mantra. Il mantra è un insieme di suoni, o può essere anche un solo suono prolungato, come nel caso dell'om. Il mantra è dunque, lo yoga del mantra è legato alla concezione che il nome evoca non solo un'immagine materiale, come ad esempio se noi diciamo la parola tavolo e ci viene subito l'immagine del tavolo. Dunque il nome non evoca solo una semplice immagine materiale e dunque qualcosa che possiamo percepire dai sensi è qualcosa di corruttibile, come appunto un tavolo, una sedia, una casa. Lo yoga del mantra ci dice che con il mantra, con questo insieme di suoni, insieme di sillabe, si mira a reintegrare la parola fino a raggiungere uno stato nel quale il nome non evoca più un'immagine di un oggetto, come ho detto, ad esempio, tavolo, e ci viene l'immagine del tavolo, ma il potere di un determinato oggetto. Dunque la parola non rappresenta più un suono prodotto da una serie di contrazioni delle corde vocali, ma il mantra rappresenta la voce stessa della cosa. È la cosa che risuona al di là del singolo orecchio. È la cosa che risuona nel linguaggio di una lingua cosmica, che alcuni hanno chiamato la lingua degli dei. Dunque il mantra è la parola reintegrata e il potere del mantra va al di là di quelli che sono i singoli oggetti fisici, abbiamo detto. Il potere del mantra va anche al di là dei limiti e dei significati frammentari delle varie culture. Si può, se un mantra è efficace, è un mantra indiano, questo mantra può essere recitato in tutte le culture, in qualsiasi periodo, e manterrà la sua efficacia. Il punto di partenza del mantra yoga è questo: una parola fa apparire alla mente una determinata immagine, oppure un colore, oppure un significato. Dunque ogni parola ha un potere evocatore. Questo noi lo possiamo vedere anche facendo anche un piccolo esperimento. Se noi chiudiamo gli occhi e per un minuto cominciamo a ripetere la parola tristezza, dopo un minuto cominceremo a sentire in noi proprio la sensazione della tristezza. Se invece diciamo la parola mamma, ci verrà l'immagine della nostra madre e verranno delle sensazioni legate a questa immagine. Dunque, la parola ha un potere evocatore. La parola evoca immagini, evoca colori, evoca significati, sensazioni, emozioni. E questo potere evocatore del linguaggio deriva dal fatto che il suono udibile, il suono che possiamo ascoltare e pronunciare concretamente, è in realtà la forma in cui si manifesta e convoglia un altro suono, che è un suono che appartiene al mondo sottile, dunque un suono superiore, potremmo dire un suono nel suono. E allora ecco che attraverso la tecnica del mantra un suono tende a divenire da un suono legato a
elementi materiali, il contrarsi delle corde vocali e così via, tende a divenire un suono coscienza e ad agire dunque sulla coscienza di chi pronuncia il mantra e a livello sottile. Il mantra va ripetuto. Questa è un'altra caratteristica del mantra yoga. Questa parola, questo insieme di sillabe, si ripete in continuazione. E questa tecnica della ripetizione ha due aspetti. Da una parte serve per fissare la mente e addormentare la sensibilità esteriore e dunque serve addestare una sensibilità interiore. È una sorta di autoipnosi attiva che operiamo su noi stessi. E questo è un aspetto. C'è un altro aspetto però di questa ripetizione del mantra. E questo si riferisce al potere intrinseco attributo del mantra. Il mantra ripetuto suscita un potere. E per comprendere questo concetto possiamo rifarci a quello che nella teologia cattolica definiscono ex opere operato. Questa frase è legata ad esempio ai sacramenti. E che vuol dire ex opere operato? La traduzione letterale significa per il fatto stesso di aver fatto la cosa. In pratica significa che, ad esempio, un prete che dà la comunione, che quindi dà il sacramento, non inficia il risultato dell'azione sacramentale. Cioè vuol dire che il sacramento, la comunione, ha effetto indipendentemente dal fatto che il prete può essere un peccatore o può stare nel peccato in quel momento. Ex opere operato. E questo aspetto dei mantra, dunque, potremmo riferirlo a questo concetto cattolico, ex opere operato. Il mantra opera anche nelle persone che non sono purificate, che non hanno il cuore puro. Anzi, aiuta la purificazione, il mantra. E ovviamente ha un diverso grado di espansione della coscienza, di ampliamento di consapevolezza a seconda della purezza di chi lo pronuncia. Però resta incontaminato, indipendente. Esattamente appunto come l'esempio che ho fatto dei sacramenti del ex opere operato. Dunque le vibrazioni del mantra si sommano e agiscono nel nostro inconscio, stimolando varie forze vitali e stimolando i nostri centri sottili. Basti pensare, per chi conosce i chakra, gli yoga dei chakra, che a ogni chakra è legato un preciso suono, un preciso mantra. Ad esempio, i tibetani, le campane tibetane, quelle specie di ciotole che si suonano, che fanno questo om prolungato. Ogni suono di quelli è legato a un mantra, aiuta a un chakra, aiuta a risvegliare un chakra. Ecco che il suono diviene canale di comunicazione, ponte e mezzo tra la sfera cosciente. E attenzione, non solo il subconscio, ma anche il superconscio. Dunque possiamo dire che con il mantra, il suono, diviene un canale di comunicazione tra la natura e il trascendente. O in altre parole, il mantra è quel suono che funge da canale di comunicazione tra l'uomo e la divinità, tra l'uomo e gli dèi, tra la materia e lo spirito. Ecco dunque che il suono è un canale di comunicazione. Diventa un ponte tra conscio e superconscio. Secondo un detto tantrico, il japa, cioè la ripetizione del mantra, quando si ha la collana in mano, il japa, ebbene la ripetizione del mantra continua è come lo scuotere ininterrottamente una persona addormentata affinché questa si desti. Questo ci dicono i maestri tantrici.
E dunque questi livelli di coscienza superiore, il suono e la parola diventano potenza, diventano verbo vivente e potenza. E il suono ci conduce paradossalmente al silenzio, al vuoto, in quell'esperienza del nulla creatore da cui ogni parola ed ogni suono sgorga. Tacere a quel punto è padroneggiare la parola. La padronanza del mantra porta al silenzio. È per questo che si dice che chi parla molto sciupa il potere del suono, sciupa il potere del verbo, lo diluisce fino a renderlo insignificante ed improduttivo. Quindi si tratta di capovolgere la situazione ordinaria, la normale situazione in cui le parole escono dalla bocca così, senza freno, per chi fa i pettegolezzi, le dicerie, le parole vuote, i discorsi senza senso. Invece la parola di chi è abituato al silenzio acquista un senso e una carica superiore e diventa uno strumento per andare a fare l'esperienza dei mondi sottili. Il silenzio inoltre induce alla riflessione, alla meditazione e fa nascere quella caratteristica predisposizione, quella facoltà che i mistici dicono, esprimono con la voce interiore, quando ci parlano di voce interiore, quella voce che si genera dal di dentro. E dunque chi non conosce il potere di tacere, possiamo dire, chi non conosce il silenzio, non può conoscere il potere del suono, il potere del verbo creatore. E ci sono legati al mantra delle tradizioni primordiali, E il suono indica in queste tradizioni una forza legata a un significato superiore, eh? Oggi è venuto a mancare il concetto di segreto, quello che legava al potere del suono. Oggi i suoni sono stati volgarizzati da una riproduzione meccanica, standardizzata, che spersonalizza. E dunque oggi il suono non è più legato a qualsiasi riferimento a una realtà superiore, a un'autorità superiore, alla comunione con la divinità, con il divino. A una forma trascendentale di esistenza, il suono è diventato mondano, profano, e non ha più riferimenti sacri. E allora ecco che c'è un deprezzamento del silenzio anche, perché abbiamo visto che sono legati il suono sacro e il silenzio, perché ci impongono continuamente suoni che sono rumori assordanti, che impediscono la autoriflessione, esattamente l'opposto dei suoni mantrici, ci impediscono l'esperienza spirituale individuale, ecco queste valanghe di CD, musicassette, trasmissioni radio, eccetera, c'è una sorta di nuova religione in cui i sacerdoti sono questi divi e le loro gesta infami diventano l'esempio soprattutto per molti ragazzi. Invece anticamente il suono era legato a questo aspetto sacro, sacerdotale, dove il sacerdote pronunciava dei suoni nel segreto, ad esempio. A volte i mantra erano conosciuti solamente da piccoli gruppi di iniziati o da un'autorità spirituale, a volte un'autorità militare. Riprenderemo il discorso nella seconda parte. Grazie per avermi ascoltato, amici. Parmenide 1000.